Buonasera, buonasera. Io sono Elisabetta Reale, ho il compito, il piacevole compito di moderare, di presentare questo incontro di stasera, incontro dal titolo anche particolarmente interessante. Poeti siciliani del Pesce d'Oro, Cattafi, D'Arrigo, Piccolo, Quasimodo, Vannantò, conversazione di Sergio Palumbo che è qui accanto a me. E la serata prevede anche degli interventi audiovisivi, ecco perché, come diceva prima Sergio Palumbo, abbiamo tardato un po' nel cominciare perché aspettiamo che il sole ci saluti per avere anche insomma la luce giusta per vedere questi interventi. E l'incontro di oggi è organizzato in collaborazione con la provincia regionale e la biblioteca Giacomo Longo di Messina. Non voglio perdere altro tempo, qui accanto a me già cominciano a confabulare. Vi voglio solo ringraziare per essere qui, per aver atteso insieme a noi l'inizio di questo incontro, e passo la parola ad Alberto Samonà, che è consigliere d'amministrazione della Fondazione Piccolo ed è, sarà anche colui che intervisterà Sergio Palumbo qui accanto a me, scrittore, giornalista. Poi più tardi vi leggerò anche un po' il suo curriculum, giusto per precisare, per insomma dire con dovizia di particolari il suo lavoro e la sua consuetudine con gli autori con cui stasera ci confronteremo. Qui invece accanto a me ci sono due attori che presenterò più tardi, che ci allieteranno, cioè, insomma, ci leggeranno dei bellissimi brani, delle poesie scelte insieme a Sergio Palumbo, che serviranno a dare un quadro completo della serata di questa bella serata. Quindi passo la parola ad Alberto Samonà e cominciamo perché ci sono tanti tante cose da dire, tante cose da vedere, quindi è giusto non perdere altro tempo. E intanto però volevo accennarvi, perché mi fa molto piacere, sono molto, molto, molto onorata di essere qui e di presentare questa serata, e giusto così a grandi linee il curriculum di Sergio Palumbo, che a breve dialogherà con Alberto Samonà per questa serata densa di argomenti. Appunto, dicevo, giornalista, documentarista, da anni giornalista per Gazzetta del Sud, ma diciamo probabilmente l'attività giornalistica per la Gazzetta del Sud si è accompagnata in passato e si accompagna ancora adesso ad una grandissima passione per la letteratura, una grandissima passione per tutti quegli autori che sono nati e cresciuti nel territorio peloritano. Probabilmente c'è un particolare affetto, c'è uno sguardo molto, molto attento, è un sguardo molto attento quello che Sergio Palumbo dedica a questi nomi, a questi autori. Tantissime le sue pubblicazioni e i titoli da lui realizzati si trovano anche in moltissime delle biblioteche universitarie più prestigiose del mondo, anche a Tokyo o a Washington. Ha curato programmi culturali per la RAI, tra cui rubriche radiofoniche, come La cultura e i suoi luoghi e altri, e anche molti documentari televisivi. Lo scorso anno, quando eravamo sempre qui per parlare di Piccolo e per fare un altro approfondimento dal grande valore culturale, abbiamo visto anche delle interviste da lui realizzate. Adesso passo la parola ad Alberto per cominciare questo dialogo che vi preannuncio sarà ricco di argomenti e di spunti. Il fenomeno Shea Wheeler nel contesto italiano del secondo dopoguerra, come si spiega, Sergio? Ecco, guarda, intanto mi preme fare un ringraziamento alla Fondazione Piccolo per ospitare questa manifestazione, che tra l'altro alla quale io tengo molto, perché è la prima volta che Shea Wheeler, da quando è scomparso nel 99, non è stato mai commemorato in Sicilia. E siccome Shea Wheeler, come io l'ho definito, è stato il più siciliano degli editori non siciliani, sono circa una quarantina gli autori siciliani che figurano nel catalogo storico. Tanto il fenomeno Shea Wheeler nasce negli anni 30, comincia in sordina il padre di Giovanni Shea Wheeler, il quale era il direttore della libreria Epli a Milano, e nei ritagli di tempo pubblicava dei libri a proprie spese di arte moderna italiana. Nel 1936 questa piccola casa editrice
prende il nome di all'insegna del pesce d'oro. Perché? Perché Giovanni Scevider amava incontrare gli amici pittori e poeti in una trattoria toscana, che però era a Milano, che si chiamava proprio all'insegna del pesce d'oro. Quindi diciamo decise di dare questo nome prendendola proprio da questa trattoria. Ricordo che per anni si pensava che questo nome fosse stato dato da motivazioni spirituali che attenessero, e invece, appunto, quando venne fuori la realtà del nome all'insegna del pesce d'oro, che era la trattoria dove si mangiava il pesce, che era meravigliosa la spiegazione. E tra l'altro, come vedrete, insomma, si vedrà, tra l'altro io ho portato qui anche qualcuno di questi libri. Questa è la Madonna Nera, che appunto è di Vannantò, è curato da te, che ho curato sì anch'io, e questo è lo vedrete poi nei filmati, il marchio editoriale, che proviene da una moneta di Siracusa, da una moneta dell'antica Siracusa, ecco, e che è rimasto il simbolo proprio della casa editrice Scheviller. La caratteristica di questi libri è quella che sono come dei coriandoli, dei magici coriandoli, perché sono dei libri che hanno queste copertine coloratissime di vari colori, di tutti i tipi, tutti i colori possibili, confezionati molto bene davanti, e poi facevano tutto loro, cioè loro progettavano l'opera, curavano, leggevano le bozze, provvedevano alla distribuzione, e poi racconterò anche degli aneddoti molto simpatici in questo senso. E poi tra l'altro, appunto, come ha detto bene Alberto, Scheviller è stato un editore che oggi è diventato un editore di culto, ecco, finiti un po' gli ismi, gli ideologismi eccetera eccetera, perché lui era un editore controcorrente, molto coraggioso, cioè era uno che poteva stampare Ezra Pound, appunto, Jorge Guillén, insieme a Serin, appunto, e ad Evola, in tempi in cui, diciamo, la cultura di sinistra osteggiava questi autori. E c'è addirittura un'intervista che un giovane studente fece come tesi di laurea, e lo disse a Montale. Montale raccontava, dice: io dico di essere più cauto nel fare questo tipo di pubblicazioni, perché naturalmente poi alla fine lo tacceranno di fascista, come è accaduto. In realtà Scheviller non era per nulla di destra o un conservatore, è stato quello che tra l'altro ha pubblicato i Novissimi, per primo lui in Italia, l'avanguardia del gruppo 63 l'ha fatta proprio Scheviller, quindi che diciamo da un punto di vista ideologico sicuramente erano di sinistra. Assolutamente. Quindi era controcorrente a 360 gradi. Sì, assolutamente controcorrente. Ecco, lui subentrò al padre nel 51, aveva 17 anni, il padre gli affidò questa casa editrice e lui da allora cominciò a girare su e giù per l'Italia, ecco, pubblicando questi pesci d'oro. E noi adesso vedremo quanti sono quelli siciliani, sono tanti e alcuni anche molto importanti. Ecco, ma io ti voglio chiedere proprio questo, cioè la pattuglia dei poeti siciliani, degli autori siciliani, è una pattuglia consistente e ha fatto un po' anche, ha segnato i destini di questa casa editrice, e questa casa editrice a sua volta ha segnato i destini di questi poeti, di questi autori di cui parliamo questa sera. Cioè, come nasce il rapporto tra la Sicilia, fra questi siciliani e Vanni Scheviller? Dunque, appunto, lui ereditò dal padre la casa editrice e cominciò subito a viaggiare. Lui stesso racconta, e lo sentirete anche in uno dei filmati, che arrivò a metà degli anni 50, approdò in Sicilia per la prima volta e sbarcò a Messina. E andò alla libreria dell'Ospe, dove c'era il fedelissimo Antonio Saitta. Perché fedelissimo? Perché Scheviller era un editore che pubblicava ma che non vendeva. Per esempio, lui non era assolutamente legato ai soldi, tant'è che una volta lui disse che fu costretto, che lui aveva una bellissima raccolta d'arte, per pubblicare le opere di Jorge Guillén fu costretto a vendere un De Pisis, e un'altra volta per pubblicare non so quale altro autore vendette un Morandi, ecco, perché per lui pubblicare il libro diciamo che è un po' diverso rispetto a molti editori contemporanei, che sono più stampatori che editori, sì. Cioè prima cash, prima si paga e poi si stampa. No, anzi, dico sempre, diffidare da quegli editori che si fanno dare soldi, certo, per stampare i libri. No, ma io ho portato di più. Adesso spero che questi si potranno vedere. Lui faceva questi progetti, contratti, qua ne ho due, ecco qua, queste sono due di quelli che ho io, e qui praticamente il libro non dico che è pronto, ma quasi, cioè lui qui su questi fogli progetti firmati metteva la data, lui era di fratto col padre, erano di origine svizzera, quindi era molto preciso, praticamente qua prendeva forma il libro.
il titolo, il curatore, la distribuzione, il numero di copie, che generalmente non superavano le 1000 copie, oppure erano molto di meno. Poco fa hai fatto vedere La Madonna sì. Nera, questa opera che hai curato tu. A proposito di Van Nanto, ecco. Quasimodo lo considera il maggiore poeta dialettale siciliano della prima metà del Novecento. Vediamo che Shai Wheeler valorizza l'opera di Van Nanto. Tu hai curato questo libro, com'era? Com'è nato questo libro e com'era? Io, anche visto che tu ci hai avuto a che fare, e lui è morto, dicevamo, nel 99. Com'è stato il rapporto? Com'era il rapporto tra uno studioso, tra un giornalista, uno scrittore e Vanni Shai Wheeler? Dico, al di là delle note di colore. Ma lui era un uomo molto, molto simpatico. Noi diciamo. Con me c'era un rapporto veramente, si può dire, di amicizia, e tra l'altro c'erano almeno 3-4 appuntamenti l'anno fissi in cui noi ci vedevamo. Al premio Van Nanto, perché lui poi ha fatto parte della giuria del premio Van Nanto, no? Scheville ha fatto parte della giuria del premio Mondello e ha fatto molti affari, diciamo, fra virgolette, come editore, perché ricordo la delegazione cinese che per prima approvò in Italia, si può dire, approdò al Mondello, e il Mondello portò anche gli scrittori americani e russi quando ancora era tempo quasi di guerra fredda, insomma non c'era la glasnost, no? E questo fu un grande merito del premio Mondello, e ricordo che Vanni era particolarmente attento perché poté pubblicare diversi autori. Io ricordo Wong Meng, che allora era ministro della cultura in Cina, e che poi quando ci fu la famosa rivolta in Cina fu messo da parte, non so che fine abbia fatto dopo, ma che pubblicò proprio Scheviller. Quindi ci vedevamo in queste occasioni, poi ci vedevamo sicuramente al premio della Spaziale, al premio Montale, per cui faceva parte anche di quella giuria, quindi 3 volte l'anno ci vedevamo in queste occasioni. E poi quando io andavo a Milano, soprattutto al Montale Librex, lui non frequentava il Montale Librex, però andavo a trovarlo in casa editrice, e lì era veramente uno spasso per me, perché siccome i libri di Scheviller, lui amava pubblicare il libro, poi si disinteressava dell'aspetto economico, se il libro si vendeva bene, se non si vendeva andava bene lo stesso, e quindi era quasi introvabile nelle librerie. Ecco perché diceva il fedelissimo Antonio Seitta Messina, perché aveva appunto i libretti della Scheviller, si trovavano là, e a Milano mi diceva: tu vai e prendi quello che vuoi. E quindi figuratevi, per me era una gioia, no? Andavo a prendere questi libri, e naturalmente prendevo soprattutto i libri di carattere siciliano, eccetera. Quindi oggi devo dire che questa collezione è particolarmente ricca e rara, perché comprende quasi tutti i libri siciliani che ha pubblicato Scheviller. Dunque lui arrivò in Sicilia nella metà degli anni 50 e appunto incontrò Van Nanto, però con Van Nanto non pubblicò subito i libri. Van Nanto è scomparso nel 60, la ristampa delle opere di Van Nanto comincia, diciamo, col premio Van Nanto a partire dagli anni 70, e ha pubblicato tutte le opere, diciamo, maggiori di Van Nanto fino alla Madonna Nera, che è questa che ho curato io. Qui appunto uno dei contratti riguarda proprio tra l'altro scritti a mano. Sì, lui li scriveva a mano. Lì stabiliva già tutto, la presentazione quando si sarebbe fatta, quante copie bisognava fare, e generalmente se non avvenivano dei contrattempi nel frattempo, degli imprevisti, come è successo per Piccolo, questo contratto, progetto contratto, diciamo, veniva portato a termine nei modi e nei tempi stabiliti da Scheviller. Ecco. Con le presentazioni, io sono andato a rivisitarle queste, no? A fare una rivisitazione, e devo dire, per esempio, la presentazione del libro Montale Pugliatti, di cui adesso parleremo, avvenne proprio nell'86 a Roma, quindi avevamo stabilito tutto. Naturalmente potevano esserci dei cambi improvvisi, diciamo, per ragioni di forza maggiore, però generalmente il libro nasceva con questi progetti contratto. Allora, il primo è tratto dalla raccolta Il Fante Alto da Terra, probabilmente la più famosa di Van Nanto. La lettera della mamma. Questo caro foglio che guardo non è scritto dalla mamma. Poveretta, non sa scrivere le parole. Mio fratello scrive a nome del padre e della mamma. Il padre non c'è, che lavora e torna le domeniche solo. Quando alla fine della lettera la scrittura è diversa, incerta, mio padre è segno che c'era in casa e ha firmato a stento.
ma la povera mamma non sa scrivere. Guarda il figlio che scrive all'altro figlio lontano. Guarda muta e non piange. La Madonna Nera. Hai venuto da tanta via, mi trovo ad una più brutta da mia. Nel santuario di Tindari, sul promontorio rupestre, che alla quiete celeste s'innalza aereo dell'acqua e del mare in eterno clamante, fra strumenti, alberi e piante, come tra angeli e santi in sospirosa preghiera, c'è una Madonna Nera. Quella che sbigottì, delusione crudele, la femminetta fedele venuta col suo dolore, col suo malato figliolo, se lo guarisse Maria. La divina madre dov'è? Giungo da tanta via e trovo una peggio di me. Ormai, una cosa che devo dire agli amici. La morte è questa. La morte è questa, disse. E in tal buio s'affisse. Misera, vacillò, indietreggiò sulla rupe del precipizio. La nube del crucio, sì, l'accecò. Che perdutamente il figlio ad un tratto le cadde nell'abisso dell'acqua. Ma l'inoridito grido col tremorte lanciò, fra le lagrime un riso della Madonna nel viso. Iride, scintillò sull'abisso del mare. Che il bambino risale a giocar lietamente nella spiaggia lucente. Quando il mio voto sciolga, divina morte, alla fine del lungo aspro cammino, nell'angoscia ultima, Dio, che mi distaccherà dal mio caro peso terreno, tal risorga al sereno della vita infinita, o morte liberatrice. Un altro rapporto stretto con Shai Wheeler è stato quello di Quasimodo. E già a partire dal 1936 e in questo caso con Shai Wheeler padre, con Giovanni Shai Wheeler. Poi il rapporto sarebbe continuato anche con Vanni Shai Wheeler e tra l'altro la collaborazione avrebbe portato in anni successivi anche alla pubblicazione dei carteggi allora inediti, sì, con ad esempio quello con Salvatore Pugliatti o con Giorgio La Pira. Tra l'altro c'era una certa critica del tempo, considerava maggiormente rilevante più che l'opera poetica di Quasimodo l'opera, potremmo dire, di compilatore di questi carteggi e di pubblicatore di questi carteggi. In realtà queste traduzioni venivano considerate migliori della stessa poesia. Sì. Tu che ne pensi di questo? Purtroppo non è un fenomeno passato, ma è un fenomeno presentissimo. Cioè, il rapporto Quasimodo-Shai Wheeler è stato un rapporto molto intenso, perché Quasimodo è stato uno degli amici più cari di Giovanni Shai Wheeler, ecco perché appunto pubblicò Erato e Apollyon, che è una delle, come sapete, delle raccolte più importanti del periodo ermetico ancora di Quasimodo. Naturalmente Vanni è cresciuto naturalmente conoscendo Quasimodo e ha avuto un grande rispetto per Quasimodo. Io una volta feci un'inchiesta a proposito di questo fatto, che c'era questa tendenza, una tendenza che continua ad esserci, della critica italiana capeggiata da Sanguinetti, da Mengaldo e altri, che giudicano le traduzioni di Quasimodo migliori addirittura delle poesie improprie di Quasimodo. E fece questa inchiesta, intervistai Rabboni, Luzzi, La Spaziale, eccetera, e anche Shai Wheeler. E Vanni disse: no, dice, non è possibile, ecco, che è assurdo, diceva lui, che si parli di Quasimodo più importante come traduttore e non come poeta. Perché, diciamo, in realtà quelle traduzioni nascono dall'organizzazione di un linguaggio, eccetera, di un poeta. Quindi dietro c'è il poeta Quasimodo, che è poi il traduttore stupendo dei lirici greci. Dice, lui ha dato questo gusto particolare sui lirici greci, che continuano a rimanere, ecco, uno dei capolavori di Quasimodo, ma non perché come traduzione, ma come poeta, cioè di Quasimodo come poeta oltre che come traduttore. Vorrei raccontare un aneddoto, perché fra non molto partiranno alcune immagini, le vedremo, prima di ascoltare le poesie di Quasimodo. Shai Wheeler aveva una memoria formidabile, era un lettore incredibile,
era capace di poter leggere manoscritti per ore intere, per giornate intere. E quindi lui poi non solo era un formidabile lettore, ma era anche un formidabile, aveva una memoria straordinaria, per cui ogni volta che, siccome ha conosciuto tutti i più grandi autori italiani del Novecento, frequentandoli come editore, ma anche come letterato, come editore, quindi conosceva tutti i segreti di Ungaretti, di Quasimodo, di Montale, di quello che parlava male di Tizio, eccetera, che normalmente non compariva nei libri, ma anche questo fa parte del pettegolezzo, insomma il pettegolezzo fa parte della storia della letteratura, e raccontava anche degli aneddoti. Allora per esempio ne raccontava uno su Lucio Piccolo, ed era molto simpatico questo, a proposito di Nelo Risi. Ecco, la battuta di Piccolo era raccontata da Scevilla, dice: quando lessi Nelo, virgola, Risi, no? Quando lessi, no? E aveva queste battute molto simpatiche. Canto di Apollyon. Terrena notte, al tuo esiguo fuoco mi piacqui talvolta e scesi fra i mortali. E vidi l'uomo chino sul grembo dell'amata ascoltarsi nascere e mutarsi consegnato alla terra, le mani congiunte, gli occhi arsi e la mente. Amavo, fredde erano le mani della creatura notturna, alti terrori accoglieva nel vasto letto, ove nell'alba udii destarmi da battito di colombe. Poi il cielo portò foglie sul suo corpo immoto, salirono cupe le acque nei mari. Mio amore, io qui mi dolgo, senza morte, solo. L'anapo. Alle sponde odo l'acqua colomba, anapo mio. Nella memoria geme al suo cordoglio uno stormire altissimo. Sale soavemente a riva, dopo il gioco coi numi, un corpo adolescente. Mutevole ha il volto, su una tibia al moto della luce rigonfia un grumo vegetale. Chino ai profondi lieviti, ripartisce ogni fase, ha in sé la morte in nuziale germe. Che hai tu fatto delle maree del sangue, Signore? Ciclo di ritorni vano sulla sua carne, la notte è il flutto delle stelle. Ride umano, sterile sostanza, in fresco oblio disceso nel buio d'erbe giace. L'amata è un'ombra e origlia nella sua costola. Mansueti animali, le pupille d'aria bevono in sogno. Visto che hai messo qua a fianco questo libretto, questa plaquette che è direi storica ormai, è Lettere a Pugliatti di Eugenio Montale, tra l'altro è un libro curato da te con la prefazione di Carlo Bo, Montale e la critica nel carteggio con Salvatore Pugliatti e Tre lettere di Elio Vittorini. Ecco, questo libro contiene le nove lettere di Eugenio Montale ed è il contesto è quello della Firenze degli anni 30, nel 1931 in particolare. Questo è veramente un volumetto storico di cui ancora oggi si parla. Sì, diciamo che intanto questo libro offrì l'opportunità a Scheviller di avere un contributo originale. Di che anno è? Fine anni 80? Dell'86. Dell'86, il progetto che c'è qui comincia, mi pare, nell'84. Era morto da poco Montale, c'era stato tra l'altro la pubblicazione del carteggio Montale Quasimodo, e questo lo sentirete dalla viva voce di Scheviller, portò una serie di problemi perché in quel carteggio si parlava male di Aldo Capasso, che non era morto, era ancora vivo, e ci furono delle querele eccetera, la Mondadori no, Bompiani allora pubblicò questo libro e fu costretto a pagare
profumatamente allora Capasso, che era ancora vivo, e io ho scritto poi a Capasso, perché si parlava anche in questo carteggio di Quasimodo Montale Pugliatti di questo Capasso, e nonostante fossero passati 70 anni dalla morte, insomma dai tempi in cui lui aveva conosciuto Pugliatti, siccome Pugliatti aveva fatto due recensioni stroncando Capasso, il suo parere su Pugliatti era rimasto tale dopo 70 anni, pensate un po', io la conservo questa lettera, è una specie di reliquia. E allora mi ha dovuto dare il permesso la nipote Bianca Montale, il permesso alla pubblicazione di questo carteggio, e fui costretto anche a togliere qualcosa perché c'erano alcuni giudizi molto velenosi, soprattutto da parte di Montale, su alcuni personaggi che erano morti ma sui quali naturalmente gli eredi potevano esercitare anche potevano anche insomma creare dei problemi, ecco. E quindi diciamo attorno a queste 8 lettere di Montale a Pugliatti c'è tutto il mondo della Firenze, che allora era la capitale culturale italiana, del VSE, delle Giubbe Rosse e soprattutto della rivista Solaria. Ecco, Pugliatti, messinese, giurista, collaborò con due scritti letterari a Solaria, uno era l'interpretazione di Vento a Tindari, che sentiremo questa poesia appunto perché se ne parla in queste lettere, e Montale lesse questa recensione di Pugliatti, questa analisi critica di Pugliatti in anteprima, e scrisse una lettera meravigliosa che sentirete adesso. E poi scrisse Montale una recensione a Ossi di Seppia che non piacque a Vittorini, perché era una lettura crociana basata cioè sulla distinzione di poesia e non poesia, quindi tutto quello che non era di poesia andava scartato, diciamo, perché era prosa secondo quel modo critico di vedere di Croce e di quelli che diciamo si ispiravano al suo pensiero sul piano della cosiddetta critica estetica, mentre Vittorini privilegiava già allora, giovanissimo, una critica psicologica degli Ossi di Seppia, e quindi se la prese anche con Pugliatti, dicendo che degli ultimi venuti calvinisti del crocianesimo, eccetera. Questa battuta naturalmente non piacque a Pugliatti, se ne resentì, e Quasimodo e Montale fecero da pompieri per cercare di risanare questa situazione, e Vittorini scrisse a Pugliatti una bellissima lettera che ascolterete pure adesso. E questo libro ebbe l'avventura, quando uscì, di avere una recensione di Giorgio Zampa. E Giorgio Zampa, diciamo che allora era il massimo cultore vivente di Montale, aveva curato anche il Meridiano di tutte le poesie, quindi era un critico molto severo. Lui scrisse una recensione sul giornale di Montanelli, positiva. E allora mi ricordo che quella mattina mi telefonò Vanni tutto contento, dicendo: guarda, dice che Zampa ha scritto una recensione sul tuo libro, eccetera. Ovviamente anch'io ero molto contento, e avere l'avallo critico allora di Zampa e di Bo, che aveva fatto pure la prefazione al libro, diciamo, hanno sicuramente dato una spinta anche al successo del libro, un successo che non è un successo editoriale in copie vendute, insomma, no? Ma da un punto di vista critico questo libretto è in tutte le bibliografie canoniche di Montale, ma soprattutto la cosa che mi sorprende di più ogni volta che mi capita di andare a vedere il WorldCat, no? Che è il maggiore motore di ricerca delle università di tutto il mondo, delle biblioteche più prestigiose, questo libro è presente veramente in tutto il mondo, in tutte le più grandi università del mondo, da Cambridge a Oxford, a tutte le università americane, e questa è una cosa ovviamente che mi dà anche molta gioia, perché è stato un lavoro non vano, ecco, che lascia un segno. E una parola vorrei raccontare, appunto, l'aneddoto. Voi vedrete adesso, questo libro fu presentato a Roma a Palazzo Rivaldi dal Centro Montale. Eravamo già seduti lì pronti per presentare un libro che però ancora nessuno aveva visto, perché avrebbe dovuto portarlo Scheviller da Milano. C'era Giorgio Caproni, c'era Guglielmo Petroni, la Spaziani e c'ero io. Eravamo tutti presenti e Scheviller non arrivava, e quindi non c'era neanche il libro. Bisognava parlare di un libro che nessuno aveva visto, neppure il curatore. Sempre per la vecchia logica di qui sopra, che Scheviller portava i libri direttamente con gli scatoloni. E arrivò,
arrivò a manifestazione iniziata, perché a un certo punto la spaziale mi guardò e diceva: ma qui dobbiamo cominciare, mica possiamo aspettare che faccia notte. Arrivò trafilatissimo Scheviller nella sala, tutto sudato, con questi due enormi pacchi di libri che furono aperti lì. E poi adesso poi lo sentirete, lui dice: io sono destinato all'inferno, dice, penso che andrò in paradiso, proprio perché appunto dice: non è colpa mia, mi scuso, ma ci sono stati ritardi di aereo. Adesso lo sentirete che racconta proprio questo aneddoto. E appunto, oltre a queste immagini di questo incontro romano del 1986, ci saranno anche altri interventi, ovvero la lettura di due missive, rispettivamente di Montale e Vittorini, tratte dal volume Scevilleriano curato sempre da Sergio Palumbo, e la recitazione della lirica Vento a Tinder, ne abbiamo parlato poco fa, di Quasimodo. E il tutto è tratto dal documentario Salvatore Pugliatti, La cultura come vita, e la voce che sentiremo è dell'attore Rinaldo Clementi. Come tradizione, ormai la prima cosa che devo dire agli amici del centro Montale è le scuse per il ritardo. Io credo che finirò in paradiso, perché è condannato all'inferno, arriverò tardi anche all'inferno e mi spaccheranno in paradiso. La colpa di questo ritardo, non voglio una scusanza non petita, è sciopero degli aerei da una parte e questo maledetto TIE che ha avuto tre quarti d'ora di ritardo. Questo è stato il motivo e non per trascuratezza nei nostri confronti. Quello che posso dire stasera è che i librai mi hanno sempre accusato di avere il collana equilibrio nel mio catalogo, e stasera inauguriamo una nuova collana per rimanere nella tradizione. La collana diretta dall'amico siciliano per il centro Pugliatti, e si inaugura proprio con le lettere di Montale a Pugliatti. Palumbo vi ha parlato già come è nato questo carteggio, ma comunque inaugura la collana del centro e sarà seguito, questa volta addirittura quadruplicato, dal carteggio di Quasimodo e Pugliatti. Carteggio poderoso, e dovrà essere leggermente tagliato perché ci sono delle cose atrocissime degli anni 30. E dopo le disavventure del carteggio Quasimodo Montale, che ha scatenato le ire di un morto che non era morto ma era vivo, per i futuri carteggi bisogna stare molto attenti. Cosa vi posso dire di Pugliatti e degli amici siciliani? Prima di tutto che sono anch'io accademico della Scocca, ecco, e ho partecipato anch'io negli anni quando ero vivo Pugliatti a queste straordinarie cene. Mi sono arrivato molto tardi, quindi erano gli ultimi anni, con Pugliatti, che era anche guidato dall'amico Peppino Milici, che faceva un poco il segretario del premio, quando ha vinto Roberto Regola tutti gli ultimi anni. Pugliatti era effettivamente un personaggio straordinario, perché non era soltanto quell'uomo di legge che tutti conoscono e ammirano, è un'autorità proprio il capo, ma anche un grande umanista e soprattutto anche un musicologo. Io credo che sia nella intenzione del Centro Pugliatti anche di raccogliere gli scritti musicali, e sarà una vera scoperta. Il Caproni stasera si è un po' meravigliato dell'amicizia Montale-Pugliatti, però come sapete le amicizie nascono, certe volte si rinforzano, crescono, aumentano, e certe volte anche le amicizie vivono fino alla morte dei protagonisti. Il caso di Montale e Pugliatti è stata un'amicizia degli anni 30, e proprio per testimonianza diretta con Montale, negli ultimi anni Montale non amava straordinariamente Pugliatti e viceversa. Ecco, questo per essere chiari nella cosa. E la cosa evidente è che queste lettere sono del 31 e non sono certo degli anni 50. Questo per inutile fingere quello che non c'è. Questo non toglieva certamente la stima da parte di Montale nei confronti di Pugliatti e viceversa.
probabilmente la grande amicizia Quasimodo Pugliatti, in qualche caso, non dico che adombrava Montale, perché Montale era un caratteraccio che non è che si adombrasse per queste cose, non gli dava certe, era troppo, diciamo, espansivo, troppo esuberante per il carattere di Montale, quello di Pugliatti. Si interessava di troppe cose. Ecco, di altre cose, non so, vorrei solo ricordare che se ho conosciuto la Sicilia, questo mio grande amore per la Sicilia, che ormai è dal 1954-55, l'avevo proprio quando la prima volta sono sbarcato a Messina, sono andato nella piccola libreria Ospe, dove c'era Saita, e chi c'era? C'era proprio Vanno Antonio. L'impatto con la Sicilia non quella trasferita a Milano di Quasimodo e di Messina e di altri amici siciliani ormai milanesizzati, è proprio Vanno Antonio. Ecco, e credo che nel nome di Vanno Antonio, questo grande affetto che ho per lui, per il suo ricordo e per gli amici siciliani, perché ho imparato ad amare la Sicilia arrivando nella splendida Messina. Volendo fare un raffronto tra il premio Vanno Antò e il panorama letterario nazionale, che ruolo occupa oggi questo premio Vanno Antò? Ma io direi forse che è il ruolo di un premio pulito, nonostante tutti i difetti che in 20 anni si possono ritrovare, hanno quasi sempre premiato dei buoni poeti, anche quando non hanno azzeccato il poeta, l'hanno azzeccato in maniera pulita. Addirittura nel 62 non hanno dato il premio perché non hanno trovato un testo degno di premiare, e coi tempi che corrono è una specie di miracolo a Messina. L'arte umano era stato un incontro molto bello, perché io per anni avevo, dico una parola brutta, snobbato la figura di Pugliatti. Conoscendolo ho capito quanto ero stato meschino come lettore, un uomo di scienza, la scienza giuridica, che però non si chiudeva nel suo circolo particolare, ma era anche un grande letterato, un grande musicologo, un uomo completo. E questo lo devo proprio a Vanno Antò e agli amici di Messina, che me l'hanno fatto conoscere e abbiamo fatto dei libri insieme. Caro Pugliatti, ho letto il suo saggio, che mi piace moltissimo. Mi ha illuminato da più lati una poesia che amavo a orecchio, senza averla mai penetrata a fondo. Forse i due vocativi iniziali, così successivi, non segnano abbastanza chiaramente il passaggio dal paese al fantasma femminile. Di qui l'incertezza di molti. Quello che lei chiama motivo principale, a pagina 9 nel commento a Onda di suoni e amore, è, credo, il motivo femminile, ma a poco sopra la distinzione dei due motivi mi riesce meno perspicua. Effettivamente il verso Onda di suoni e amore è una delle difficoltà, forse la maggiore, della lirica. Forse la necessità di legare al tu mi prendi ha portato con sé questo amore così suggestivo, ma non senza ambiguità. Certo, è parola forte in una lirica così velata. Bellissimo quanto dice della gente petrosa ai sogni. Sentivo anch'io un abbassamento e non sapevo spiegarmelo. Inutile dirle che il saggio sarà pubblicato e probabilmente nel prossimo numero o nel successivo. Ne sono contento anche per Quasimodo. Mi creda, caro Pugliatti, con sincera amicizia, suo affezionatissimo Eugenio Montale. Tindari, miteti so fra larghi colli pensile sull'acque dell'isole dolci del Dio. Oggi m'assali e ti chini in cuore. Salgo vertici aerei precipizi, assorto al vento dei pini, e la brigata che lieve m'accompagna s'allontana nell'aria, onda di suoni e amore. E tu mi prendi, da cui male mi trassi, e paure d'ombre e di silenzi, rifugi di dolcezze un tempo assidue e morte d'anima. A te ignota è la terra, ove ogni giorno affondo e segrete sillabe nutro. Altra luce ti sfoglia sopra i vetri nella veste notturna, e gioia non mia riposa sul tuo grembo.
aspro è l'esilio. E la ricerca che chiudevo in te d'armonia oggi si muta in ansia precoce di morire, e ogni amore è schermo alla tristezza, tacito passo nel buio dove mi hai posto amaro pane a rompere. Tindari, serena torna, soave amico mi desta, che mi sporga nel cielo da una rupe, e io fingo timore a chi non sa che vento profondo m'ha cercato. Caro Pugliatti, lei spero non sarà indisposto verso di me per la sfuriata polemica di Circoli. Fu la sua recensione a Montale, letta proprio mentre scrivevo quel saggio, che mi fece momentaneamente andare, come dire, il sangue alla testa. Intendo la poesia di Montale a un altro modo, e non so tollerare. Sono quasi un pazzo. Ma lei non è un borghese e mi comprenderà. E poi comprenderà che le cose si giudicano bene solo a freddo, ed io, per la fretta di grande, non ho avuto tempo di diventare freddo. Del resto sono pronto a discutere con lei su Circoli o altrove l'argomento. Ho sempre apprezzato la sua critica nei confronti della poesia di Quasimodo, e nello stesso saggio glielo riconosco. Poi conosco la sua vita, dalle parole di Quasimodo stesso, e per questa tenacia di vita l'ammiro. A tempo fa avrei voluto scriverle per entrare in rapporti con lei, per un puro slancio di simpatia, e invece la lotta quotidiana per l'esistenza, le mille preoccupazioni, eccetera, non me l'hanno permesso, e mi sono ridotto, perché lei non creda a mia antipatia, a doverle scrivere per scusarmi. Ebbene, mi scuso. E mi creda, suo, Elio Vittorini. Veramente bello, grazie. Un altro degli autori, potrei dire, non penso di bestemmiare, della Scuderia del Pesce d'Oro è Stefano D'Arrigo, e potrei dire che D'Arrigo viene scoperto da Shai Wheeler, sì. Perché è nel 1956, se non sbaglio, che viene pubblicato Codice Siciliano, 57. quindi comunque decisamente prima il capolavoro di D'Arrigo, Orcinus Orca, che lo renderà universalmente famoso. Ecco, si può dire che proprio Shai Wheeler abbia scoperto D'Arrigo, che è un altro siciliano, per un siciliano che poi andò a Roma nel dopoguerra e fece fortuna fuori dalla Sicilia. È una vera e propria scoperta, perché abbiamo detto, per Lucio Piccoli in realtà lo pubblicò Mondadori e poi arrivò Shai Wheeler, la stessa cosa è accaduta per Cattafi. In questo caso invece è stato Mondadori che poi chiese a Shai Wheeler di poter ripubblicare Codice Siciliano, come cosa che fece nel 75. Questa plaquette in 300 copie numerate, io posseggo la numero 167 con l'autografo di Stefano D'Arrigo, perché D'Arrigo era amico di mio padre, io ho ereditato poi questa amicizia con D'Arrigo. Vinse un premio, il premio Crotone, che era un premio importante perché la giuria era presieduta da un grande critico letterario, era Giacomo De Benedetti. E appunto, sì. Da Codice Siciliano. Sui prati, ora in cenere, d'Omero. Erano stati guerrieri con gli dèi, da 10 anni amici miei, marinai che io seguivo nei versi d'Omero sopra il mare peloro, come vino, dove una voce di seno si buscava i favori del vento e la giornata, la vita dei miei compagni e la mia. La voce, la sua voce, che ci chiama nelle notti di luna sullo stretto, quando piangere sodono i delfini sul nostro petto, smorzandosi infine, era di quella ovatrice in sospiri che occhieggia molle, flautando in mare, lei, madre maga, che migra per casa e ha un ventre dorato, una pleiade. Forse donna e fede in una casa, col suo profilo intessendo e stessendo perpetuità. Una sirena, forse. Una fata morgana in quella casa di stanza in stanza ricordata a mare, che al vano della finestra ricama intorno al suo desiderio, al suo sguardo. Quell'uomo, il padre dei suoi figli, mentre commosso guarda il fumo sopra il tetto. A questo punto del viaggio in Sicilia non siamo mai partiti, siamo
attorno a un fuoco d'inverno in un familiare odore di mele e fichi d'India. Ascoltiamo la vita crepitare come gemma nell'occhio della madre. Viviamo in isola come in Eliso, con un gallo che ci porta la luce nel becco, come preda di delizie. Insieme palpitiamo in un paese che ciascuno riconosce come suo, per un albero, il disegno di un cuore, un antico pensiero nel paesaggio, panorama a ricordo dal balcone. Sotto quel sole noi siamo spigati, che ora è la nostra armatura e spada, e in quella voce del nostro dialetto, che è miele sulle nostre ferite, e altro miele spalmato sulle zanne. Dopo 10 anni, al mezzo dello stretto, ci gridiamo addosso la nostalgia di quel profilo che tesse in Eliso, del cane sulla soglia che ci aspetta ormai per morire ai nostri piedi in un breve rantolo di fedeltà. Siamo a questo punto, dove si muore d'improvvisa dolcezza domestica, se la spoglia di un grido sullo stretto si leva a voce di sirena e chiama nella sera il nostro nome all'incanto. Donna da quella ringhiera di odori, gelsomino o basilico in Sicilia. Qui, dove m'assomiglio, in patria, sui prati, ora in cenere, d'Omero. Io da una guerra reduce e da quante, un gran figlio mi ricorda mia madre. Perduto con lo scudo o sullo scudo, desidero tornare spalla a spalla coi miei amici marinai, che vanno sempre più dentro nei versi e nel mare. Per Ibn Amdis, poeta arabo di Sicilia. Se sono stato cacciato da un paradiso, come posso io darne notizia? Il giorno muore ancora nei giardini, dove oscura la zagara ne oscilla, e qui altri normanni accendono fuochi intorno intorno, e Sicilia, come zita, col suo bel portamento modulato nella strofe degli anni a Siracusa, l'occhio soffice, il dito inanellato, nello sguardo del tuo addio ancora in bruna, sulla cara persona, la sua luce di tortora che perde già la vita, la sua pupilla sempre quel momento che reclina sfregiando la memoria. Se implora, è una spoglia di sole che lamentata entra nella notte e tu leghi a un cedro il tuo cuore d'emiro, l'anapo al nostro orecchio. Navighi ancora su una foglia di papiro perché tu, sempre in gran segreto, torni in patria, incenerito fortilizio, flagrante e clandestino, qui rivivi, a sera, quando odora il gelsomino, fiore che d'aria accompagna il verso lungo ed estenuante del tuo esilio. Sì. Abbiamo parlato di D'Arrigo, abbiamo accennato a Piccolo, prima di tornare a Piccolo volevo fare una parentesi su Cattafi. Sì. Tu, a proposito di Bartolo Cattafi, di D'Arrigo e di Piccolo proprio, hai in questo articolo che è uscito sulla Gazzetta del Sud, che è intitolato I magici coriandoli di Vanni Scheiwiller, un po' dicesti che questi tre autori sono stati, se non scoperti, ma comunque hanno avuto nuova luce proprio grazie a Scheiwiller. Sì, ecco, Cattafi e Scheiwiller, che rapporto avevano? Dunque, Cattafi e Scheiwiller era un rapporto che andava al di là della collaborazione editoriale, perché loro si erano conosciuti nella Milano dell'immediato dopoguerra, negli anni 50, perché Scheiwiller era milanese
Cattafisi aveva lasciato la Sicilia, si era trasferito, viveva a Milano e frequentava i poeti della cosiddetta area lombarda, e cioè Luciano Erba, poi più giovani anche Orelli, Raboni e gli altri. Era diventato amico di Vittorio Sereni, eccetera. Anzi, pubblicò le prime cose grazie a Vittorio Sereni con l'edizione della Meridiana. Con Scheviller il rapporto editoriale comincia agli inizi degli anni 60 e poi durerà tutta la vita. Anche quando si era chiuso, diciamo, l'arco esistenziale dello stesso Cattafi nel 79, cioè sino al 99 vivo Scheviller pubblica ancora una raccolta. Naturalmente Cattafi è stato un autore Mondadori, e c'è da dire che stranamente anche questo poeta siciliano, come Lucio Piccolo, è stato un po' abbandonato da questo grande editore, perché ha pubblicato tutte le cose, anche un Oscar di tutte le poesie. Però è curioso che un autore come Bartolo Cattafi, un autore molto quotato nel panorama della poesia italiana del secondo Novecento, non sia stato fatto un Meridiano, che eppure è stato fatto per autori viventi, ecco, come Scalfari, come Camilleri, come La Capria. Non c'è un Meridiano né a Piccolo, eppure è stato un autore Mondadori, ma soprattutto non c'è Cattafi, che ha pubblicato molto più di Piccolo. Io direi che potrei, fra l'altro vorrei ricordare un'ultima cosa: Scheviller non solo quando veniva in Sicilia, poi Cattafi tornò a vivere in Sicilia, si sposò con Ada De Alessandri, che era milanese, e volle che Scheviller gli facesse da testimone di nozze, e spesso Scheviller veniva nella villa che Cattafi aveva a Terme Vigliatore. Sì, questa è tratta dalla raccolta 18 dediche del 1978. Ed è proprio la dedica a Scheviller, padre, e Scheviller figlio, a Giovanni e Vanni Scheviller, editori. Se ancora quel buco ci fosse, oggi, chissà che freddo, in via Palermo, trattoria del cinghiale, polvere, ragnatele, infissi sgangherati, fantasmi di selvaggina appesi al soffitto per i piedi, larve di ciò che visse per sbiadire. Lentamente uscì da via Palermo, dalla mia vista, fece il suo ingresso altrove, ma non sbiadì il canuto compagno della sera. Ciò che mi diede vive, me lo porto appresso, mani di vene azzurre, versò pesci d'oro e altre vive forme favolose nelle mani di un figlio che ora tutto avvia nel futuro, pagina per pagina sceglie il mondo, allarga una loro libera repubblica. A mia figlia in partenza. Non è nemmeno un anno che frigni e sorridi a questo mondo apertosi per te, inesplicabilmente colorato. Oggi, in partenza da Villa San Giovanni, in braccio a tua madre, dietro un vetro del diretto per Milano, fai ciao con la manina al mondo, che qui è lo stretto di Messina, uomini pensiline, un'aria estiva, immondi rifiuti ferroviari. Saluti forse anche me al seguito del mondo, ora che il mondo vive o fa finta di vivere per te. Io non vorrei dire troppo, vorrei soltanto ricordare i due volumi che sono stati pubblicati nel 2001 da Scheviller, e sono sì, Gioco a nascondere, Canti barocchi e Gioco a nascondere, Plumelia, La seta, sì, e Il raggio verde. Devo dire che sono state praticamente le ultime pubblicazioni di Lucio Piccolo, e che attualmente sono, si possono trovare ancora, non si trovano neanche più in libreria, perché per le vicende umane, troppo umane, come avrebbe detto Friedrich Nietzsche in altri contesti, purtroppo le opere di Lucio Piccolo non sono pubblicate. Ecco, però abbiamo questa straordinaria testimonianza della Scheviller che ci ha consegnato queste poesie indimenticabili. Sergio.
Dunque sì, su come Scheviller conobbe Lucio Piccolo non dirò niente, perché sentiremo la testimonianza diretta di Vanni Scheviller, che è spiritosa ed è straordinaria. Adesso tu illustrerai di cosa si tratta. Diciamo che ricordo per esperienze personali, io sono anche a conoscenza, diciamo, di segreti editoriali che non sto ovviamente per ovvi motivi a raccontare, ma perché con Scheviller ne abbiamo parlato diverse volte, lui vivente, e anche la pubblicazione del Raggio Verde, ma anche della Seta, fu estremamente complicata, tant'è che lui sentì il bisogno di fare una lunga nota editoriale all'epoca, e diciamo quindi nella storia, diciamo, della sua casa editrice, sicuramente la pubblicazione degli inediti di Piccolo è stata quella più complessa. Scomparso Scheviller, che non riuscì a portare a termine, diciamo, la pubblicazione dell'intera opera di Piccolo, cioè voglio dire anche le traduzioni, quindi non solo le poesie e le prose, e quando Acquario passò sotto la direzione di Giovanni Rabboni, si decise di ristampare l'intera opera poetica, che adesso risale al 2001, e in quell'occasione, due anni dopo la morte di Scheviller, in queste edizioni io ho curato le note biografiche e la bibliografia critica, che per la prima volta è la bibliografia critica che è stata proposta in modo corretto anche sul piano cronologico, quindi per chi vuole, diciamo, accostarsi sul piano scientifico alla bibliografia critica deve fare riferimento a questi libretti, che come dicevo però purtroppo sono introvabili. Vorrei però a questo punto soltanto, e poi io chiudo perché noi concluderemo con le poesie che leggeranno i nostri bravissimi attori e con il filmato in cui si vedrà Lucio Piccolo che proprio qua venne apposta da Milano quando io presentai per la prima volta il mio documentario televisivo Girandola d'ombre. Era il 12 settembre del 1993. Scheviller, hai detto Lucio Piccolo. Ebbene, insomma, sai, Lucio Piccolo era presente attraverso un gattino nero che continuava. Ma Lucio Piccolo è presente sempre. Sempre, non c'è il gattino nero questa sera, ma l'anno scorso c'era però il gattino nero. E non c'è più il gattino nero su questo nostro piano di esistenza. Ho capito. Dunque, no, appunto, vorrei raccontare questo aneddoto perché è una cosa che io trovo molto poetica. In una occasione del premio Mondello, andammo a mangiare nel famoso Palazzo Gangi nel cuore di Palermo, che è un palazzo splendido, perché a Palazzo Gangi, altra nota di colore, sì, le serate finali del premio Mondello si concludevano sempre con grandissime mangiate, infatti ho dei ricordi stupendi in questo senso, perché io andavo tutti gli anni al premio Mondello e quindi li seguivo sempre, infatti ho intervistato parecchi futuri Nobel, tre o quattro futuri Nobel io li intervistai proprio al Mondello, fra cui Chauvin, che però era già Nobel, poi Ottavio Paz, Saramago, insomma diversi scrittori che hanno vinto i Nobel, io, che allora magari non avevano vinto i Nobel, io li intervistai a Palermo. In una di quelle occasioni andammo a mangiare al Palazzo Gangi, che è bellissimo perché, come sapete, lì fu girata la famosa scena del ballo del Gattopardo fatto da Luchino Visconti. E in queste sale meravigliose, in una di queste sale avevano allestito un buffet straordinario, e le persone, gli ospiti andavano a prendere, diciamo, le cose, c'erano ovviamente anche i camerieri, ma insomma chi voleva poteva andare a prendere le cose al buffet, e nel giardino pensile erano stati allestiti dei tavoli, quindi circolari, quindi si andava a prendere la roba fredda e poi si andava a sedere lì, e quindi c'è tutta questa confusione, tutti questi invitati eccetera. A un certo punto io mi sono staccato dal giardino pensile, sono andato a vedere la sala degli specchi dove avevano girato la famosa scena del ballo. La sala era accanto a quella dove avevano allestito questo magnifico buffet e dove la gente chiacchierava piacevolmente, allegramente eccetera, e chi trovo nella sala semibuia? Scheviller, che era seduto in raccoglimento, solo. Io mi avvicino e gli dico: Vanni, che c'è qualcosa che è successo, ti senti male, insomma, ecco, sei messo qui. Dice: no, grazie, dice, mi hai risvegliato come da un sogno. Io sognavo a occhi aperti, stavo rivedendo la scena del Gattopardo, la rivedevo sia come l'aveva scritta Lomasi di Lampedusa, ma anche come l'aveva portata poi nella sua trasposizione cinematografica Luchino Visconti. Ed è un'immagine molto bella di quest'uomo che apparentemente non sembrava molto sensibile, no? E invece aveva questa grande sensibilità, cioè mentre gli altri gozzovigliavano e chiacchieravano nelle altre sale, lui poeticamente invece era rapito da questa visione del Gattopardo. Vorrei concludere questa serata nel ricordo di Piccolo, di Lampedusa e di Vanni, ecco, rivederlo così, che lui era lì, che insieme a Luchino Visconti, a Tomasi di Lampedusa e al principe Fabrizio, no, nel famoso ballo di Palazzo Gangi.
Quindi, come aveva anticipato prima Sergio Palumbo, concluderemo questa serata con la visione di un ultimo video e poi con le parole dei nostri attori che ci leggeranno questa volta tre poesie di Lucio Piccolo. Invece il video è un video che ricorda l'intervento dell'editore milanese appunto alla presentazione qui a Villa Piccolo il 12 settembre del 1993 del documentario di Sergio Palumbo, come abbiamo sentito prima, Girandole d'ombra, magie e poesie a Villa Piccolo, un evento davvero memorabile, come si vedrà nel filmato, girato per l'occasione con il parco stracolmo di spettatori, tante autorità prestigiose e uomini di cultura. Shea Wheeler in quell'occasione fu ospite d'onore insieme al poeta Renato Minore ed erano presenti anche l'allora presidente della regione Giuseppe Campione, il presidente della provincia regionale di Messina che era Amelia Ioli Gigante, il presidente dell'APIT di Messina Nino Casamento. L'intervento in video di Shea Wheeler è parziale, ma il sonoro venne integralmente registrato e ad accompagnare le parole dell'editore scorrono le immagini di quella serata in cui si vedono anche Bent Parodi, Natale Tedesco, l'allora sindaco Antonio Longo, lo stesso Sergio Palumbo e ancora l'attrice Giovanna Conti che intervista Shea Wheeler e recita poesie allora inedite di Lucio Piccolo, accompagnata dalla flautista Annalisa Messina. E lei è l'editore di lunga fedeltà di Lucio Piccolo, come nacque questo rapporto editoriale? Io mi considero sempre un editore di scorta perché il primo editore di Lucio Piccolo è stato il grande Mondadori. Poi, grazie proprio a Montale, che come avete visto stasera è stato lo scopritore vero e proprio di Lucio Piccolo, Montale me ne parlava, mi aveva incuriosito, eravamo negli anni 50, verso la fine degli anni 50, Piccolo si interessava anche a certi libri che io pubblicavo, soprattutto Ezra Pound, perché lo vedeva come amico di Yates, il grande maestro di Yates, che anche qui avete visto nel documentario riferimento a Yates. E così mi sono incuriosito e sono riuscito a mettermi in contatto con lui. I grossi editori spesso non continuano e lasciano lo spazio ai piccoli e così, conosciuto Piccolo, sono diventato il suo editore, scherzando. Ecco. E credo che la cosa più divertente è stata la conoscenza di Piccolo. Io stasera mi sembrava un fatto magico quando sono arrivato verso le 7 e il fatto magico non è soltanto una metafora. Quasi 30 anni fa io venivo proprio a trovare Lucio Piccolo in settembre e venivo da lontano, ero con un poeta del gruppo 63, Corrado Costa, mi spiace ricordare sempre persone che non ci sono più, ma sono questa sera cari grandi ombre e in casa Piccolo le ombre sono estremamente di casa. Venivamo dalla Grecia, abbiamo fatto un enorme giro, andavamo a Palermo che c'era un convegno del gruppo 63. E ci eravamo dati appuntamento da Lucio Piccolo. Ricordo questo lungo viaggio, era più di un mese che eravamo andati in giro, eravamo partiti verso Spotorno, da Sbarbaro, avevamo fatto la Jugoslavia, la Grecia, eravamo stati in Turchia, poi sbarcati a Taranto, eravamo finiti a Catanzaro, è una notte tremenda perché un albergo di fortuna e la mattina prestissimo ci siamo avviati verso la Sicilia per incontrare Lucio Piccolo. Mattina presto in questo albergo di fortuna neanche il caffè ci hanno dato, quindi digiuni, arriviamo a Locri a tutto, e in mezzo a queste rovine meravigliose troviamo un fico, ci siamo nutriti di due o tre fichi dolcissimi del Mediterraneo. Poi arrivati sempre con queste, non c'erano le autostrade, questa macchina che arriva allo stretto, e allo stretto il mio amico poeta novissimo non va a prendersi dietro, c'era una bellissima turista tedesca, che però quella non andava verso Capo d'Orlando, ma andava verso Siracusa, e lui era tutto indeciso, morale, non riusciamo neanche a mangiare perché questo ammirava la bella turista accompagnata da quello che mio amico credeva suo padre, e non era certamente suo padre, e siamo finiti dai Herrera che ancora esisteva, quindi abbiamo mangiato un buonissimo gelato, ma era solo un gelato perché questo stava dietro la tedesca e io invece volevo andare dall'altra parte della Sicilia per raggiungere Lucio Piccolo. Morale, siamo arrivati con queste strade che non finivano mai verso sera a Capo d'Orlando e dovevamo incontrare Lucio Piccolo e allora chiediamo a una pompa della benzina, sapete dire dov'è il poeta Lucio Piccolo? E quello ci guarda un po' male, dice Lucio Piccolo
Ah, il poeta, quello, e diceva il poeta, come dire, quello un po' pazzo, perché nell'idea di poeta e pazzia era insieme. Finalmente arriviamo da Lucio Piccolo, saliamo da questa parte, lui era felice, ci riceve, c'erano i suoi calzoncini, ci fa subito accomodare, noi stanchi morti digiuni, perché c'erano i fichi di Locri, della Magna Grecia, il gelato di Herrera, ho detto, beh, qui adesso dagli amici siciliani mangeremo le cose buonissime, 9, 9:30... E lui ci parla subito, mi chiede di Montale, mi chiede di Ezra Pound, mi chiede dei libri, e noi sempre più morti a sentire, e poi ci fa vedere le sue poesie, e quindi diventiamo anche cattivi, perché a digiuno abbiamo trovato anche da ridire sulle poesie di Lucio Piccolo. Finalmente a mezzanotte, quasi moribonti e boccheggianti, intanto era intervenuto anche Casimiro, e molto più lontano la sorella, che vedeva questo poeta con due letterati, quindi eravamo un po' vitandi. Casimiro era più ottimista, ma la sorella teneva le distanze. Però prima dice, adesso ci sta congedando, dice, non potete andare via da casa nostra se non vi faccio assaggiare il più buon gelato siciliano. E a mezzanotte, digiuni e tutto, mangiamo questo splendido gelato. Lasciate la casa piccola, andiamo verso l'albergo, ci tenevamo così perché morti, naturalmente dopo mezzanotte e mezza nel 65, non c'era neanche un panino, e siamo andati a dormire felici di aver conosciuto Lucio Piccolo, felici di aver mangiato il più buon gelato, era una specie di sinfonia di cioccolati, me lo ricordo, erano vari gusti di cioccolato. Però ecco, questo è stato l'incontro, e ci aveva parlato ovviamente dei cani, ci aveva fatto vedere il piccolo cimitero, era stato meraviglioso, ma noi eravamo incattiviti dalla fame, ecco. E poi più volte ci siamo rivisti, ecco, rivisti a Palermo. E adesso Gianni Di Giacomo ed Elena Grasso leggeranno proprio Lucio Piccolo. Scirocco. E sovra i monti, lontano, sugli orizzonti, e lunga striscia color zafferano, irrompe la torma moresca dei venti, d'assalto prende le porte grandi, gli osservatori sui tetti di smalto, batte alle facciate da mezzogiorno, agita cortine scarlatte, pennoni sanguigni, aquiloni, schiarite, apre azzurre, cupole, forme sognate, i pergolati scuote, le tegole vive, ove acqua di sorgive posa in orci iridati, polloni brucia, di virgulti fa sterpi, in tromba cangia androni, piomba sulle crescenze incerte dei giardini, ghermisce le foglie deserte e i gelsomini puerili. Poi vien più mite, batte tamburini, fiocchi, nastri. Ma quando ad occidente chiude l'ale d'incendio il selvaggio pontificale e l'ultima gora rossa si sfalda, d'ogni lato sale la notte calda, in agguato. La seta. Faticano strana nei giorni involati la seta. Le veglie all'interno tepore, le foglie del gelso brucate dalle torpenti farfalle ai cannicci. Sospesa alla trave la falce d'incanto, il crescente e l'aria grave di fiati rurali, d'attesa. Poi girano i fusi, le spole, la grana. Ma se la prendi con mano che un poco trema e la spieghi e la stendi, è una fontana nel vento e nel sole.
Thank you.